Ciao a tutti ragazzi, Scoppia Hardware, io sono Nocola e questo è il quarto episodio di Amnesia, la discesa da Dark Descent. Bene, eravamo rimasti qua dove eravamo entrati nella libreria del barone di Zio Paperone, lì come si chiama, e dovevamo trovare la combinazione di toccare sti libri qua per aprire la porta segreta che conduce alla Batcaverna, che conduce ad un'altra stanza. E nel flashback di prima c'era scritto che dovevamo essere veloci a fare il tutto. Bene, iniziamo, se ci riusciamo prima di tutto, ovviamente. Ebbene, già il primo libro non va. Perché non va? Su, oh, tesoro Daniel, ma non è che è drogato troppo, no? Daniel, sei tutto a posto, perché stai così? Daniel, la papà, che ti prende? Forse quello lì non è il primo libro? Andiamo a vedere, qua ce n'è un altro. Metto questo qua, ce lo può tirare. Oddio, oddio! Un altro. No! Fail. Secondo abbiamo attivato. Questo non me lo fa tirare, ma perché? Io non so dove siano sti libri, sinceramente. A parte, tralasciando il fatto che quello lì non me lo fa tirare, riproviamo ancora un'altra volta. E adesso noto con piacere che neanche questo mi fa. Ah, devo stare di lato. Non so se il mio mouse deve essere handicappato o se Daniel deve essere più drogato del solito. Comunque. Yeah! Abbiamo aperto la porta. Benvenuto nella Batcaverna. No, vabbè. Ecco, salve. Permesso, buonasera. Oh, un armadio. Nulla. Andiamo avanti. Una chiave. Vabbè. Bene, qua non c'è nulla. Se riesco, oggi il mio mouse da particolarmente di matto più del solito. Un foglio, no, vabbè. Willem e i suoi subiti compagni hanno già messo abbastanza in pericolo la mia ricerca con la loro gestione distratta dei recipienti umani. Cosa? Lo sceriffo sta tenendo sotto occhio vigile, sta tenendo un occhio vigile sulla foresta e sta uccidendo i miei fedeli servitori. È solo una questione di tempo fino a quando seguiranno il sentiero verso Benneburg. Devo richiudere Willem e i suoi uomini per evitare altre ricerche pubbliche. Quindi la cantina verrà chiusa fino a quando la questione verrà trattata. Neanche gli uomini del rifugiano moriranno di fame. Qualsiasi cosa accada, vabbè, quindi questo ha detto che vuole chiudere questi. Che cosa? È stato. Senti, io per sicurezza. Che cazzo è stato? No, vabbè, ma non posso mettere. Oddio. Mi sta per venire un infarto. Oddio. Daniel. Non è già un mal di testa. A me mi sta venendo un infarto, Daniel. Cioè, vabbè. Ok. In questo gioco ogni qualvolta si raccoglie una qualsiasi cosa abbia una parvenza solamente di importanza, arriva il mostro. E quindi, se siamo in una posizione dove possiamo essere presi da dietro, dobbiamo un attimino spaventarci. Aspetta. Perché questa porta che prima era chiusa adesso è aperta e soprattutto è oddio, ho paura. Cos'è stato? Oh mio dio, dove vado?
Cosa sono questi rumori? Via, 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 corri Daniel, corri, 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 chiudi Daniel, chiudi, chiudi, oh mio zio, oh mio zio, perché, dov'è, quando è, e soprattutto, chi è? Bene. Mi sono dimenticato il pannolone e probabilmente questo è un po' un problema. Devo dire che il ringhio di questo mostro incute un leggerissimissimo timore. Andiamo di qua. Salve. C'è nessuno? Buonasera. Non, ma io non so. No, sì. Dov'è? Dove dovevo andare? Mi sono dimenticato come si torna indietro. Non ce la faccio più. Dove si? Oddio, il tirannosauro. Che? Mi vede automatico ogni volta che mi cago in mano. Via, via, era qua, era qua, era qua. Sì, sì, sì. La lastra di pietra sembrava una misura di sicurezza. Non era fatta per essere spostata di nuovo. Oddio. Che? Oh mio Dio, no. Che? Perché? Com'è? Aia. Aia. Oh mio zio. La testa sbatte, le mani tremano. Va tutto bene. Daniel, a te la testa sbatte, le mani tremano. Io sento una leggera puzza qua ed ho paura che sono io, anzi lo so per certo. Oh mio Dio. Ragazzi, vi giuro, sto tremando. Vabbè, sarò una femminuccia, quello che volete, ma a me sto gioco mi ha fatto già cagare in mano. Vabbè, non ho visto un cazzo, ok, ma quel ringhio della miseriaccia è stata quanto agghiacciante. C'è la... binaria, laboratorio, cantina. Ok, che? Chiudete le porte che tira corrente, poi mi ammalo. Oddio, dobbiamo andare in cantina. Dobbiamo... perché sento l'inchia? Ma questa è la chiave della cantina. Chiave della cantina. Si legge sì, cantina. Laboratorio, cantina. Quindi per levare sempre quello spalle di Ermestro lì, dobbiamo andare in cantina e trovare gli ingredienti. Usa la chiave, ce l'ho. Abbiamo aperto la porta. Le dune del deserto erano come le onde di un mare lento. Mentre la carovana si spostava, la terra sembrava immobile, ma nel campo le colline si spostavano. E Dani, allora ti droghi di brutto se vedi le colline che si spostano. Salve. La donna è elementare. Che sono sti passi? Chi è che cammina col tacco poi? Ma che è? C'è nessuno? Io faccio un attimino l'equilibrista. Ma se io tipo cammino così, dici che il mostro mi violenta anche sulla ringhiera? Perché sento le catene? Che c'è legato il cane qua giù? Lessi? Spike? Poldo? Oddio. Perché? Dov'è? Com'è? Che? Dove è andato il barone? Beh, questi sono gli uomini dello sceriffo lì che si ubriacano. E sono tutti molto ubriachi, prontamente ubriachi. Vabbè, ho avuto il flashback degli uomini dello sceriffo che si drogavano abbondantemente.
Se il nemico è vicino sta fuori dalla sua vista e nasconde nel buio. Se è possibile. Se accendo la lanterna quando c'è il nemico penso che mi vede, no? Genio. Vabbè. Andiamo avanti. Dobbiamo ritrovare sti cacchio di pezzi qua intorno. I pezzi, oddio. Ok. Si apre da, si chiude da sola sta porta. Dovremmo trovare gli ingredienti per creare quel famoso liquido del vabbè, per sciogliere lo spade del maestro. Questo cos'è? Cosa? Oddio! Cos'è quel coso? No, no, Daniel, non guarda, Daniel, no, 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 Daniel, no, 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 ma era solo. Ma non è neanche un ingrediente, una roba per migliorare la salute e guarire le ferite, che poi va tutto bene. Porca miseria, mi serve una roba mentale per far guarire Daniel. No, Daniel, Daniel, su. Oh, porca madosca. Quell'ombra non mi piaceva per niente, però. Oddio mio. Andiamo avanti. No, invece no. Bene ragazzi, purtroppo il tempo a nostra disposizione è scaduto e meno male perché mi stavo cagando letteralmente addosso. Quindi che dire, ci rivedremo nel prossimo episodio. Mettete un bel mi piace al video se vi è piaciuto, almeno per incoraggiarmi a continuare questa serie che purtroppo ho dovuto cominciare. E che dire, iscrivetevi al canale e ciao ciao ciao.